Allora, tu hai parlato nel tuo discorso di quanto siano importanti i doveri dei docenti, ma quali sono i veri doveri degli universitari? Di mettersi in gioco, di aprirsi il più possibile e di cercare di cogliere tutto quello che è necessario cogliere dall'università, perché l'università è il momento in cui diciamo, avviene quel cambiamento della persona. Il dovere dei docenti appunto è quello di formare delle persone, non di riempire gli studenti di nozioni, quello volevo dire sostanzialmente, perché comunque quella che è la formazione è il connubio tra l'educazione e l'istruzione, una cosa che purtroppo nell'università italiana, io comunque parlo per esperienza personale dell'università di Urbino, a volte manca. L'anno scorso è stato un anno ricco di soddisfazioni, cosa può migliorare l'università nel rapporto tra docenti e studenti quest'anno? Secondo me dovrebbe semplicemente esserci un rapporto più diretto tra docenti e studenti. Non dico che in molte classi non ci sia già questo rapporto, però purtroppo in corsi molto numerosi, io per esempio provengo dal corso di scienze motorie, quindi chi meglio di me può dire di aver frequentato un corso numeroso, è difficile o quasi impossibile interfacciarsi o relazionarsi col proprio docente, anche per magari chiedere chiarimenti o consigli, perché alla fine qui siamo praticamente tutti fuori sede, quindi abbiamo l'opportunità di cavarcela da soli in una città nuova e gli unici adulti con cui possiamo interfacciarci sostanzialmente sono i nostri docenti.